Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo questo telegiornale con la cronaca. Un incidente stradale sull'A22 si è verificato stamani sulla corsia nord nei pressi di Varna. Verso le 6:30 un camion, per cause in via d'accertamento, ha tamponato violentemente un tir che lo precedeva. La cabina di guida del camion è andata completamente distrutta. Il conducente, subito soccorso dal personale del 118, ha riportato la frattura di un femore ed è stato trasportato all'ospedale di Bressanone. Sul posto anche i vigili del fuoco di Bressanone Varna e la polizia stradale di Vipiteno. Grossi disagi al traffico, diretto a nord con code fino a 6 chilometri. Il grosso dei veicoli è stato fatto uscire a chiusa e rientrare in autostrada a Bressanone Nord. L'aeroporto di Bolzano è stato il tema dominante del ricevimento d'inizio anno di Assoimprenditori per il presidente Stefan Pahn. È una delle infrastrutture capaci di garantire il benessere e la pace sociale. Giovanni Podini, eletto manager dell'anno, ha detto: "L'80% del mio tempo è sprecato a parare i colpi della burocrazia e anche l'invidia della gente." Non meno di 500 persone, tra cui i vertici della politica, dell'economia e delle forze dell'ordine locali, hanno preso parte al ricevimento di inizio anno di Assoimprenditori, che si è svolto all'interno dell'hangar dell'aeroporto di Bolzano. Una location non casuale, visto che proprio il futuro dello scalo è stato uno dei temi centrali della serata e del discorso del presidente Stefan Pahn. Non sacrifichiamo l'aeroporto sull'altare del chilometro zero, ha detto Pan. L'80% dell'export altoatesino proviene dall'industria e dal manifatturiero e non dimentichiamo che il welfare ha bisogno del contributo di chi fa impresa e che rischia di tasca propria. Abbiamo aziende che esportano in 170 paesi del mondo. Siamo aperti per vocazione, siamo abituati a uscire, però dobbiamo avere delle infrastrutture che ci permettano di creare il supporto necessario per avere la pace sociale. Una buona politica economica ha bisogno di cornici, l'aeroporto fa parte di queste cornici per poter garantire il benessere che non è ovvio e che è prezioso per tutti. Chi contesta l'aeroporto, ha detto Pan, riferendosi alla contemporanea manifestazione organizzata da ambientalisti e comitati vari all'esterno dell'hangar, non capisce l'importanza di aprirsi al mondo. L'agricoltura altoatesina è uno dei nostri fiori all'occhiello, ma produce solo il 5% dell'intero prodotto sociale e se abbiamo prestazioni sociali di altissimo livello, è soprattutto merito delle capacità straordinarie delle nostre imprese. Se non avessimo questa industria che è particolarmente forte, che è particolarmente capace di uscire nel mondo, non avremmo la discussione sulla sanità perché non potremmo neanche permettercela. Quindi anche la sanità ha bisogno di un aeroporto. Nel corso del ricevimento si è svolta la tradizionale premiazione del concorso Il Manager dell'anno, organizzata dal quotidiano locale Dolomiten, che quest'anno ha premiato Giovanni Podini, che ha ringraziato, estendendo il riconoscimento a tutta la sua famiglia, presente al completo alla manifestazione. E in un momento di grande soddisfazione come questo, Podini ha voluto rimarcare quanti e quali siano gli ostacoli che si frappongono tra chi vuol fare impresa e chi invece la ostacola. Negli ultimi anni l'80% è stato impiegato più che a vedere come va il mercato, a parare i colpi della burocrazia, dell'invidia della gente e dei ricorsi dei concorrenti che invece di misurarsi sul mercato cercavano di bloccare in tutti i modi il tuo enti con le carte bollate. Come vede il futuro dell'Alto Adige e dell'imprenditoria? Vorrei solo sottolineare che senza l'economia lo sport non avrebbe sponsor, anche il sociale non avrebbe le fondazioni che danno una mano, cioè ci sarebbero meno tasse per tutti. Insomma, credo che questo ruolo nella società non viene onorato sufficientemente. E mentre era in corso il ricevimento di Assoimprenditori, gli ambientalisti hanno manifestato all'esterno dello scalo dicendo no al referendum. Nel 2009 la gente ha già detto di no proprio all'aeroporto. Sia il presidente della provincia Arno Kompatscher che quello dell'aeroporto Michaeler hanno accettato il confronto con i manifestanti. Vediamo. Mentre era in corso il ricevimento di Assoimprenditori, in cui lo sviluppo dell'aeroporto di Bolzano è stato il tema centrale, all'esterno dello scalo una settantina di persone ha manifestato proprio contro la struttura, contestando il prossimo referendum voluto dalla giunta provinciale. Grillini, Verdi, SEL, Dachverband, WWF e comitati della Bassa Atesina, tutti a ricordare che un referendum c'è già stato nel 2009 e che l'81% della popolazione si è espressa contro lo scalo.
dicono che vogliono fare un altro referendum, ma cosa facciamo? Continuiamo a fare referendum? Questa è una struttura che costa, è costata 120 milioni di euro di tasse dei cittadini. Non è sostenibile. Se gli imprenditori ritengono che possa essere un business, possono fondare una loro azienda privata e gestirsela. Pronta la replica del presidente dello Scalo Bolzanino Otmar Michaeler, che ha affrontato la discussione in strada spiegando come e perché è necessario correggere gli errori del passato. La gente, lo capisco anche adesso, abbiamo spento un sacco di soldi, ma alla fine devo dire che alla fine non è stata mai creata una visione, perché nessuno forse ha avuto il coraggio di dire alle persone cosa ha bisogno un aeroporto regionale, come funziona. O allarghiamo questa pista, allora abbiamo un'infrastruttura che funziona, se non abbiamo un'infrastruttura che funziona è meglio di chiudere questo aeroporto. E Michaeler non si è sottratto al confronto con i manifestanti, anche se l'impressione è che alla fine tutti siano rimasti saldamente ancorati sulle proprie convinzioni. Sì, ma alla fine dobbiamo fare il business per avere dei contributi, né? Quello è chiaro. Business anche. Per chi? Per lei, sì, chi ha dei particolari interessi nel turismo? Non particolare, per chi? Noi, per l'economia dell'Alto Adige, per la scientifica, per tutti gli eventi, per la cultura, per tutti quelli che vogliono partire da qua. A andare fuori al mondo e a tutti quelli che vogliono venire. Ma posso andare a Verona, sì, ma quella, sì, ma lei Monaco, può andare anche a Roma. Basta fare degli ottimi collegamenti, anche ferroviari. Sì. E anche il presidente della provincia, Arno Compacer, non si è voluto sottrarre al confronto con i manifestanti. 6 aerei ogni ora per 14 ore, no, saranno 80, la previsione è no, questa. Che al massimo perché sarebbero sia sostenibile. No, perché no, sia non sostenibile. È vero. Non si lega allo studio, non è vero. No, l'abbiamo letto, vero. L'abbiamo letto. Non c'è scritto che sono 6 aerei. Essere 100, fino a 170.000 no. Passeggeri, sì. E poi nel 2035 il massimo arrivare sono 6. Il massimo però, non durante tutto il giorno. No, si lega ma lo studio, non siete non tecnici vero. Entrambi, no, di fatto sono sì, però, tanti soldi pubblici vero, quando però, si taglia sanità, welfare, quando le piccole e medie imprese avrebbero bisogno di ben altro sostegno. Non costa aeroporto. Ma porta soldi. Intanto la petizione per la chiusura dell'aeroporto, avviata su Facebook dalla bressinese Egon Federspieler, ha quasi raggiunto le 8.000 sottoscrizioni. Ci spostiamo a Merano perché la polizia comunale ha chiuso un centro benessere massaggi risultato abusivo, sequestrando tutte le attrezzature e denunciando la titolare, cui sono state comminate sanzioni amministrative per 5.000 euro. Il centro è risultato essere gestito abusivamente da persone di nazionalità extracomunitaria per conto di una responsabile tecnica sprovvista dei titoli necessari. Diplomi esibiti dalla donna che certificavano la sua partecipazione a corsi di formazione per quasi 2.000 ore sono risultati tutti contraffatti. Sono 18 i dipendenti rimasti senza lavoro dello stabilimento di Mordano nell'Imolese della De Franceschi, dichiarata fallita dal Tribunale di Bolzano. L'azienda con sede legale all'Aives con altri 17 addetti è produttrice di impianti enologici e una settimana fa aveva alimentato le speranze dei lavoratori annunciando l'imminente presentazione di un piano concordatorio con il subentro di nuovi soci. Il fallimento, spiega una nota della CGIL di Imola, per le lavoratrici e lavoratori, salvo miracoli dell'ultima ora, condurrà al solo licenziamento per effetto del Jobs Act, che ha cancellato la cassa integrazione straordinaria pur in presenza di un auspicato interessamento di terzi. Passiamo alla politica. Primarie aperte nel Partito Democratico per scegliere il candidato sindaco per Bolzano. L'SVP entro marzo indicherà il capolista, mentre Claudio Corrarati al nostro microfono ha ufficializzato che non scenderà in campo alle prossime elezioni di maggio, vista la recente nomina come membro del CDA a livello nazionale di un nuovo CDA che vede CNA e Confesercenti insieme. Qualcosa si muove nello scenario politico bolzanino in vista delle elezioni comunali di maggio, anche se per il momento non si registrano particolari colpi di scena, anzi di nuovo c'è che ieri sera l'Assemblea Provinciale del PD ha dato il via libera al percorso per la scelta del candidato sindaco. Le primarie saranno aperte anche ai non iscritti al Partito Democratico, con l'obiettivo di far partecipare l'intero arco del centro-sinistra. Per trattare con gli alleati è stata nominata una delegazione ufficiale formata da Liliana Di Fede, Cristian Tomasini, Carlo Costa, Roberto Bizzo.
Per il momento, tra chi si è reso disponibile a scendere in campo e a proporsi come candidato sindaco c'è Renzo Caramaschi, il giovane Alessandro Huber, imminente anche il lancio di Nadia Mazzardis, in attesa di sviluppi anche Umberto Taite e Sandro Repetto. La Stella Alpina invece ha annunciato incontri nei gruppi cittadini per designare il candidato entro marzo. Tornando al PD, va segnalato il tentativo fatto da Tomasini proprio in questi ultimi giorni e ore di convincere il presidente di CNA, Claudio Corrarati, di scendere in politica, il quale però ha declinato l'invito e al nostro microfono ha voluto spiegare ufficialmente anche il perché. Sì, con sorpresa ho ricevuto questo incarico a fine dicembre, nuovo membro del CDA del patronato nazionale che unisce CNA e Confesercenti, unisce 387 sedi, 780 dipendenti a livello nazionale. Devo dire che sono molto felice, molto contento e soprattutto mi onora essere stato chiamato a livello nazionale a rappresentare una provincia e una regione, perché questo sarà un incarico che rappresenterà la regione, molto importante. Il presidente di CNA, Claudio Corrarati, alla luce del nuovo incarico nazionale in EPASA, Itaco, Cittadini ed Imprese, si è detto comunque onorato di una cosa. Mi onora, sicuramente mi ha onorato quello di essere stato chiamato in causa in un'eventuale discesa in campo per quanto riguarda la città di Bolzano. Credo che questo incarico rafforzi quello che era sempre stato detto da me, cioè che io ho degli impegni assunti che hanno una scadenza che hanno ancora durata almeno biennale, ma che con questo incarico nazionale trovano proprio una importante motivazione per accettare con grande vigore e grande entusiasmo un'eventuale candidatura, ma dall'altra parte purtroppo rifiutarla proprio per questi motivi. La politica per il momento rimane da parte, in un futuro chissà. Devo dire che a 48 anni ci sono tutti i tempi per poter riuscire a fare ancora delle esperienze, anche perché insomma vedo che i candidati oggi hanno più di 70 anni, per cui credo che ci sarà per me tutta la possibilità per riuscire a eventualmente poter dare un apporto, un'aggiunta e un supporto a quello che è il sistema politico anche nei prossimi anni. Passiamo ad occuparci delle sale da gioco a Bolzano perché sono state compiute delle verifiche. Gli uomini della Polizia Municipale della Nonaria nella mattinata di lunedì hanno fatto visita a 4 locali da gioco situati in varie zone della città per un controllo relativo alla validità della licenza. Per effetto della nuova normativa che risulta particolarmente restrittiva sulla questione della vicinanza ai cosiddetti luoghi sensibili come ad esempio le scuole, la concessione che scadeva con la fine dell'anno non è stata rinnovata. Di qui la serie di verifiche effettuata dai vigili presso le sale che potenzialmente potrebbero svolgere l'attività ma non con la concessione scaduta. Via al countdown per la pubblicazione ufficiale degli estremi del nuovo accordo tra l'amministrazione comunale di Bolzano e il magnate austriaco René Benko che dovrà avvenire entro i prossimi 3 giorni. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio. È iniziato il conto alla rovescia per conoscere i dettagli del nuovo accordo di programma tra l'amministrazione cittadina del capoluogo altoatesino e il tycoon austriaco René Benko. Gli estremi dell'intesa sulla riqualificazione del quadrante di Via Alto Adige saranno pubblicati entro venerdì sul sito del comune di Bolzano. Presso la Casa Comunale e presso le varie circoscrizioni cittadine sarà a disposizione della popolazione tutto il materiale cartaceo sull'argomento che sarà visionabile per 30 giorni. Non si esclude che trascorso questo mese possa anche tornare in auge l'ipotesi di un referendum. Sul piano di riqualificazione di Via Alto Adige a Bolzano, la parola d'ordine deve essere trasparenza, come ha fatto chiaramente intendere il commissario straordinario del Comune di Bolzano, Michele Penta, che ha confermato la scaletta spiegando che la questione è ancora all'esame dei tecnici comunali. La firma del commissario Penta permetterebbe di ratificare in un colpo solo l'accordo con Benko. Ma prima i cittadini devono essere informati, tant'è che sono già in programma 5 incontri pubblici nelle rispettive circoscrizioni bolzanine per illustrare alla cittadinanza il cosiddetto piano Benko bis.
Stasera il Consiglio Comunale di Laives si occuperà dell'analisi e dell'approvazione del bilancio di previsione 2016 e del bilancio triennale. La seduta per trattare l'argomento, decisamente importante, avrà un pubblico speciale. Saranno ospiti una decina di studenti di Laives, diplomati col massimo dei voti. L'approvazione del rendiconto economico prevede la verifica di una serie di possibilità alla luce del fatto che non vi è ancora la sicurezza per i trasferimenti di denaro dalla provincia agli enti locali. E nel prossimo servizio cambiamo decisamente argomento. Palaonda di Bolzano in delirio per il concerto di Jovanotti, niente sold out come in altri palazzetti italiani per il tour di Lorenzo, ma le oltre 6.500 persone ieri sera hanno ballato, cantato e si sono davvero divertiti. È stata la canzone Non hai visto ancora niente ad aprire il concerto di Jovanotti ieri sera al Palaonda di Bolzano. Davanti ad oltre 6.500 persone, Lorenzo Cherubini ha sprigionato energia, ha fatto ballare, cantare, divertire persone di tutte le età, provenienti non solo dall'Alto Adige ma anche dal vicino Trentino e dal Veneto. E lancia in aria al mondo, lo riprende al volo, trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene. Uno spettacolo di quasi 2 ore e mezza, fatto di effetti luci, suoni, accompagnato da una super band e dal suo fido bassista Saturnino. Sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, e a te che sei. Un mix tra vecchie e nuove canzoni, salti nel passato per tornare al presente, guardando al futuro. È un'estate bellissima, è finita di già, una moto che parte, una sonda su mare. Tutti hanno cantato a squarciagola, tutti si sono divertiti per un concerto che è riuscito a regalare emozioni, positività. È pieno di vita, è pieno di vita. È pieno di vita. Questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va. Questo che viene che va positivo, positivo. E su queste immagini ci fermiamo per un brevissimo break e poi torneremo in studio con lo sport. E allora eccoci anche allo sport, ci occupiamo di freccette perché il mondo delle freccette Made in Italy si è dato appuntamento nel fine settimana scorso a Bolzano per i campionati italiani a squadre soft dart. A farla da padroni per il terzo anno consecutivo sono stati i Silver Lions di Brescia, trionfatori nella categoria Elite. In 2500 provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento nel fine settimana scorso a Bolzano per i campionati italiani a squadre di freccette soft dart disputati alla fiera. Per i profani la disciplina si differenzia tra soft e steel dart a seconda della punta della freccetta, in plastica o in ferro. Precisione, concentrazione e le doti richieste per praticare con successo uno sport al quale vanno avvicinandosi sempre più anche i giovani. Bisogna centrare il bersaglio posto a poco meno di 2,5 metri
mezzo di distanza e ad un'altezza di 173 centimetri. Per sintetizzare, il giocatore lancia una serie consecutiva di tre freccette verso il bersaglio e sottrae da un punteggio iniziale il totale dei punti determinati dalla zona di bersaglio colpita dalle freccette, fino ad arrivare a zero. Gioco antico la cui origine viene fatta risalire al XVII secolo. Questo sport è bello perché a livello psicologico ti mette sotto stress come pochi. Solamente i pochi, quegli sport dell'immobilità dove un gesto semplicissimo viene portato all'esasperazione, vuol dire mirare alla perfezione, e la perfezione arriva con gli anni, con la sensibilità. Evento, quello di Bolzano, è andato in archivio come ormai tradizione vuole, con un ottimo risultato dal punto di vista organizzativo. E non è proprio semplice far convivere così tanti giocatori e riuscire a stilare una scaletta puntuale e precisa. Molto soddisfatti, soprattutto per la sportività che anno dopo anno i nostri giocatori dimostrano di avere, e dalla capacità che, grazie a Dio, loro dimostrano di aumentare pian piano, portandosi sempre più in alto nel livello tecnico che riescono a esprimere. Kermesse giunta alla 22esima edizione, che al di là dell'aspetto puramente sportivo funge anche da occasione per ritrovarsi con avversari di lunga data e dare al tutto un sapore conviviale. Poi l'agonismo non manca, perché tra i migliori c'è anche gente che si misura su scala internazionale. I giocatori Silver Lions sono anche impegnati in gare europee, dove hanno vinto anche titoli europei individuali. Abbiamo giocatori che sono ormai icone del mondo sportivo italiano. Ed è tutto anche per lo sport, diamo uno sguardo alle previsioni meteo. La corrente in quota ruota verso ovest, facendo affluire masse d'aria più asciutta. Anche il pomeriggio sarà abbastanza soleggiato, la nuvolosità sarà più persistente lungo la cresta di confine, dove saranno ancora possibili alcune precipitazioni. Per effetto di una forte corrente nord-occidentale, sull'arco alpino meridionale soffierà il Föhn. Mercoledì tempo per lo più soleggiato su gran parte della provincia, localmente però la giornata inizierà con foschie. Nelle vallate più a nord si farà sentire un debole Föhn, lungo la cresta di confine persisteranno condizioni di variabilità con isolati rovesci nevosi. Giovedì è previsto il passaggio di nuvole, anche fitte, soprattutto in montagna saranno possibili deboli nevicate. Venerdì, sabato e domenica il tempo sarà buono, con solo il passaggio di nuvolosità innocua, temperature in diminuzione. È tutto anche per questa edizione, il telegiornale termina qui. Prima di salutarvi volevo ricordarvi il nostro indirizzo internet www.video33.it, dove potrete seguire la nostra programmazione anche in diretta streaming. Vi ricordo che attivo anche il nostro profilo Facebook, l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale questa sera alle 19. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.